Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Aspettate che raddrizzo la videocamera. Sì, più o meno dritta, diciamo di sì. Allora, oggi video haul, ennesimo video haul di M. Sapete che mi piace, ma diciamo che prevalentemente state vedendo così tanti video di beauty, appunto acquisti fatti al DM, perché sto soffrendo degli sconti di 5 euro che mi sono stati dati nei mesi precedenti. Quindi avevo dei buoni da spendere da 5 euro su una spesa minima di 20, non cumulabile, e quindi ogni tanto passo, cerco di arrivare ai 20 euro in modo da poter utilizzare il buono. Ne avevo due che erano stati dati a me, più uno che mi sono fatta dare da mia mamma, che lei non avrebbe sfruttato e quindi l'ha regalato a me, quindi avevo tre buoni da 5 euro da poter utilizzare. Siccome comunque io vado spesso al DM, mi piace molto e acquisto molto da loro, ho deciso insomma comunque di sfruttarli, anche se non mi serviva niente, avrei preso delle cose comunque in più perché prima o poi probabilmente li avrei spesi comunque, ecco, questi soldi, per cui ho preferito approfittarne in anticipo, potendo sfruttare questo buono, prendendo delle cose che magari non mi servono nell'immediato o non mi servono proprio, però per togliermi degli sfizi o comunque per acquistare delle cose che magari avrei acquistato più avanti e ho semplicemente anticipato la spesa usufruendo del buono. Quindi ho preso un po' di cosine, alcune cose che tra virgolette già conosco o in parte diciamo, e altre cose invece nuove, quindi per cambiare ho voluto prendere delle cose nuove. Bando le ciance, che non ho moltissimo tempo perché poi devo andare al lavoro. Vi faccio vedere subito quello che ho acquistato. Allora, mi servivano i sacchetti della pattumiera, per cui vabbè, una spesa non molto interessante, però utile sono stati i sacchetti. Questi sono 75 pezzi per 10 litri, vabbè, la misura è 36 per 44 centimetri, quindi in realtà non ho ben idea se vadano bene per il mio cestino, però nel frattempo, insomma, comunque ho preso questi pagati. Vediamo un po' sullo scontrino, non molto, ma non ricordo quanto, 1 euro qualcosa comunque. Vediamo, non lo trovo neanche scritto. Ah, ecco, sì, 99 centesimi, quindi vabbè, si può fare. Poi ho preso per vabbè, la carta igienica, sì, Scottex e carta igienica, che però ho già messo via, quindi vabbè, non ce l'ho qua da farvi vedere, ma poco male. Pagata la carta igienica per 10 rotoli da 200 fogli, 2,99, mentre la... dov'è? Lo Scottex 2,89 per 8 rotoli, quindi non male. E poi ho preso per Nicola, che si lamenta sempre che ho cose troppo profumate, profumazioni troppo strane, particolari femminili, come diciamo bagnoschiuma nella doccia. Gli ho voluto prendere questo qui della linea Balea Uomo, 3 in 1, quindi corpo, viso e capelli, gel doccia. E niente, insomma, così gliel'ho voluto acquistare a credo 99 centesimi, una roba del genere. Vediamo se lo trovo. Balea Men, esatto, 300 ml per 99 centesimi, quindi ho detto dai, prendiamoglielo. Poi ho preso questo peeling doccia. Questa qui è un'edizione limitata, quindi anche se ho ancora in casa una confezione di queste ancora da utilizzare, ne ho utilizzata una di quelle che avevo acquistato tempo fa e ne ho ancora un'altra da aprire. Ho voluto comunque acquistare questa perché è una limited edition, come si vede dalla confezione. Questa mi sa di qualcosa di un po' dolce perché vedo la vaniglia, vediamo. Peeling doccia, profumo di vaniglia e fiori d'arancio, esatto. Trovo più una profumazione un po' più invernale, quindi sarà sicuramente un prodotto che andrò a utilizzare quest'inverno e non recentemente. Però insomma costano poco, 200 ml, questo ve lo dico subito. 1,29 euro per 200 ml, quindi preso e portato a casa.
Poi ho voluto prendere questo scrub corpo di Organic Shop. Questo qui è quello al cacao, cacao biologico e zucchero. Sapete, vabbè, sono famosissimi questi scrub corpo di Organic Shop, tutti certificati, naturali, Cosmos Natural, eccetera, eccetera. Insomma, non c'è bisogno che ve ne sto a parlare più di tanto. Io ho provato quello al mango, in realtà due ne ho al mango, uno l'ho praticamente terminato, quindi lo vedrete nei finiti, ne ho un altro nelle scorte e ho voluto provare questo. So che costano un po' di più da DM rispetto a, per esempio, Ecoverde, che è uno dei siti dove potete acquistarli, però ovviamente non vado a fare un ordine Ecoverde solo per questi scrub che su lì su Ecoverde costano sui 2,50 euro circa, qua 3,50 euro circa. Se però calcolo le spedizioni e quant'altro, comunque diciamo che qua è molto più comodo, quindi già che ero lì e che avevo da fare la spesa, ci ho infilato dentro anche questo nel carrello e via. E vi dico quanto l'ho pagato. Dove sta? Organic Shop, 250 ml, 3,39 euro. Quindi comunque un poco più rispetto a quello che potete trovarlo da su Ecoverde e credo anche altri siti sicuramente. Però mi era comodo così, quindi preso, e tra le varie, diciamo, tipologie che c'erano, ho puntato questo perché è quello magari un pochettino più difficile da ricreare, nel senso mango in assoluto credo che sarà il mio preferito, comunque ho voluto provare anche questo. Quello al caffè, per esempio, mi sembra un po' sprecato perché mi piace tantissimo anche la mia ricetta dello scrub al caffè, e quindi comunque se voglio quello al caffè mi faccio il mio, diciamo così, e anzi se vi interessa andate a guardare il mio video, ve lo lascerò qua sotto nell'info box, il link appunto al video con la mia ricetta dello scrub corpo al caffè. Comunque, ho voluto prendere anche questo e su via. Poi ho ripreso queste, le mie amate ampolline settimanali. Queste le trovate di diverse tipologie, diciamo così, e sono un trattamento settimanale. Questo in modo particolare è idratante, all'interno estratti di alghe, olio di oliva e ha queste sette capsule che vanno utilizzate una volta al giorno, appunto per una settimana per fare questo trattamento. Queste le avevo già utilizzate e infatti le trovate nel video dei prodotti finiti che ho girato qualche giorno fa. Poi non so in realtà quando lo vedrete online, però comunque lo vedete nei finiti. Mi sono piaciute moltissimo. In realtà è un prodotto con un inci non proprio eccellente, perché comunque all'interno hanno dimeticone, che infatti la prima diciamo sensazione che ho avuto io sulla pelle da questo prodotto è l'estrema come si dice, l'estrema sensazione di liscio che lascia alla pelle, quindi pelle liscissima, morbidissima, proprio appunto dall'effetto un po' siliconico. E infatti poi controllando l'inci ho visto che c'era dimeticone. Però vabbè, fa niente, dai, per una volta si può anche fare. A me comunque erano piaciute perché avevo sia l'effetto idratante che l'effetto lisciante. L'effetto lisciante ovviamente è dato appunto dal silicone. Però comunque non è una cosa che vado a mettere costantemente sul mio viso, ma è un trattamento comunque settimanale, quindi ci può stare. A me erano piaciute, tant'è che appunto le ho ricomprate nonostante questo. Il prezzo è basso perché sono 1,19 euro, quindi comunque si può fare, si possono provare. A me appunto, ripeto, erano piaciute, quindi ogni tanto mi piace fare questi trattamenti un po' particolari. Queste qui, poi ho preso quelle al Q10, ci sono quelle invece di Alverde che sono biologiche, ai fiori di Bach, già prese, già riacquistate anche quelle più volte. Ce ne sono diversi, ecco, di trattamenti, o in fialette di vetro o in capsule così non so che sembra plastica, non so che materiale sia, comunque ce ne sono di diversi tipi, provate almeno una se vi capita, a me sono piaciute. Poi
Ho voluto prendere questo prodotto perché ne ho sentito parlare bene da chi l'ha acquistato e l'ha provato. Ed è questa bustina doppia dose, da due dosi, del Sugar Scrub per il viso. Questo è con appunto zucchero di canna e chia, credo. Aspettate, dov'è? Sì, zucchero di canna e semi di chia. Ideale per pelli normali e secche, purifica la pelle rendendola morbida e luminosa con olio di girasole ed estratto di semi di chia. Applicare 2 volte a settimana sulla pelle umida con delicati movimenti circolari. Vabbè, evita la zona occhi, risciacquare, bla bla bla. Ne ho sentito parlare molto bene, quindi ho voluto provare a prenderlo. Bustina pagata, vediamo. Dov'è? 99 centesimi, quindi, ma sì, si poteva fare. Poi, della stessa linea, ho preso poi anche il detergente. Anche di questo in realtà ho sentito parlare molto bene. Questo è costato 1,99 euro per 100 ml, quindi comunque pochino. Questo ha gli stessi identici ingredienti, però è un balsamo oleoso, da quello che ho sentito nelle varie recensioni, video magari di altre ragazze che l'hanno già acquistato. Se non sbaglio, ne aveva parlato Sara Cosmesi, se non erro, non vorrei dirvi una stupidaggine, però mi sembra che lei l'avesse provato, l'avesse acquistato e gli fosse piaciuto. Allora, balsamo, detergente, viso con zucchero di canna ed estratti di semi di chia, ideale per pelli secche e normali, rimuove delicatamente le impurità e il make-up. Formula idratante con provitamina B5 e glicerina, arricchita con olio di girasole. Vedremo, vedremo, sono curiosa di provarlo, non sarà sicuramente una cosa che metto in uso a breve perché ho altri detergenti da finire e controllo anche le scadenze, quindi sto cercando di andare in ordine in base alle scadenze. Sono anche curiosa in realtà di provarlo, però probabilmente dopo l'estate. Poi ho voluto riprendere questo siero perché l'ho terminato. Allora, questa è una, non è proprio un siero, è più una crema, ma io lo utilizzavo come siero. Crema viso all'argilla, sono 30 ml. La ricetta con argilla, sostanze attive naturali ed estratto di tè verde, agisce con azione antibatterica con cui i brufoli vengono visibilmente ridotti. La crema agisce da astringente e calmante. Il complesso di zinco agisce da regolatore. L'olio di mandorla d'agricoltura biologica controllata regala alla pelle una sensazione di morbidezza e dolcezza. Io questo l'ho già utilizzato, l'ho praticamente finito qualche giorno fa, non me ne sono neanche accorta, nel senso che l'ho utilizzato per tantissimo. E un giorno dicevo, ma finirà prima o poi, perché è un po' che lo uso. E siccome la confezione non ti dà modo di vedere quanto prodotto c'è all'interno e quindi a che punto siete arrivati, un giorno dal niente vado per schiacciare, mettermi la sera il mio bel prodotto e non c'era più, non usciva più niente. Mi è dispiaciuto perché è comunque un prodotto che mi è piaciuto e anche se non costa pochissimo, perché comunque la linea al verde è quella biologica certificata, per cui non è Balea che costa veramente poco poco, ma costa un pochettino di più, ma comunque insomma un prezzo accettabile, ve lo dico subito. Al verde Clear Cura Viso 30 ml, 3,99 euro. Quindi diciamo che è la cosa che costa forse di più. Sì, è la cosa che costa di più di tutto il. No, non è vero, no, non è quello che costa di più. Comunque, costicchia un pochettino di più rispetto a Balea, però comunque si sta parlando di una crema. Io lo chiamo siero perché in realtà mi sembrava di aver visto scritto quando c'era il prezzo che c'era scritto siero. In realtà qua poi c'è scritto crema, quindi non ho ancora ben capito se è un siero o una crema. Io lo utilizzavo come siero e poi sopra ci mettevo qualcos'altro, però magari d'estate o se avete una pelle non particolarmente esigente dal punto di vista dell'idratazione vi può bastare anche questo. L'ho trovato comunque efficace, mi è piaciuto, anche se non mi piace tanto l'odore, nel senso che ha un odore proprio un po' argilloso, quindi non è super piacevole da utilizzare per questo motivo, però a livello di efficacia l'ho trovato molto valido e ho trovato comunque che la mia pelle risultasse sì effettivamente più purificata, ma allo stesso tempo idratata, ecco, la sentivo comunque non secca, non tirare, ma bella morbida.
e quindi comunque è un prodotto che per il prezzo che ha, tra i sieri purificanti, diciamo così, ci sta come prezzo. Ecco, io sicuramente prima di andare a utilizzare questo, proverò quello di Bioficina Toscana, che decisamente ha tutto un altro prezzo perché costa 4 volte tanto, perché mi sembra di averlo pagato sui 12 euro. Però questa è un'alternativa economica che terrò da parte nelle scorte per quando magari avrò un periodo particolarmente dove la mia pelle avrà particolarmente bisogno, diciamo, di un qualcosa di un pochettino più purificante e astringente, e questo è lì che mi aspetta in evenienza, insomma, ecco, ce l'ho, perché effettivamente come sieri purificanti, equilibranti, così non ho molto. Ho quello, vabbè, di Omia, però quello è più riequilibrante, quindi non ha una vera e propria azione contro i brufoli e le imperfezioni. Questo invece sì, e quindi l'ho voluto riacquistare. E in realtà l'ho riacquistato anche perché dovevo arrivare appunto ai 20 euro. E quindi ero indecisa su cosa prendere o non prendere, e l'ho preso su, perché comunque tra il puntare su una cosa magari che non conoscevo e quello che già conosco e so che mi piace, ho voluto prendere quello. Poi ho preso anche questo. Allora, nello scorso video ve l'avevo già mostrato in versione più grande. Ed è praticamente uno spray solare. Anche quello che vi ho fatto vedere era uno spray solare con protezione 30. Quello erano 250 ml, se non sbaglio, pagato su 5 euro qualcosa, mentre questo sono 75 ml. E perché l'ho preso? Perché siccome per quest'estate si prospetta un'altra vacanza a zaino in spalla o comunque col bagaglio a mano, quello da 250, se così fosse, non me lo potrò portare, ecco, perché sarebbe troppo grande la confezione per il bagaglio a mano, e quindi ho optato per questo, che comunque è della stessa linea, questo qua, quello là va bene al cocco e eccetera eccetera, però vabbè, questo è sempre Sundance, che tra l'altro l'ho acquistato anche l'anno scorso come solari e non mi ero trovata male. E appunto sono però 75 ml, pagato 2,49 euro. Veniva esattamente praticamente la metà rispetto appunto a quello più grande. Per cui ho detto, ma sì, dai, prendiamolo, perché almeno ce l'ho già lì, non devo diventare matta, se mi dovesse servire, tac, piccolino, comodo, e vediamo cosa dice. Spray solare trasparente, questo è fondamentale perché vuol dire che si può utilizzare comunque anche sopra il make-up, o almeno così io spero. 75 ml, protezione alta contro la UV UVB, UVA e UVB, elevata resistenza all'acqua e al sudore, formula trasparente, adatta anche al cuoio capelluto, effetto rinfrescante. Spruzzare sulla pelle da una distanza di circa 15 cm, applicare abbondantemente prima dell'esposizione solare e riapplicare più volte durante il giorno, specie se si suda o dopo il bagno. Evitare l'esposizione durante gli orari centrali della giornata, vabbè, ok. Da tutta una serie di indicazioni, però insomma, cose che sappiamo, i problemi che può causare comunque l'esposizione al sole. Non specifica niente per quanto riguarda il trucco. Io spero che, essendo comunque uno spray trasparente che dice di riapplicare anche più volte durante la giornata, possa effettivamente essere utilizzato sul viso, ecco, sia per rinfrescare che appunto per andare a dare protezione al viso anche durante la giornata e con il viso truccato. Quindi comunque l'ho voluto prendere perché è comodo, perché io odio spalmarmi le creme. Se avrà anche questa funzione di riuscire a funzionare bene sopra il trucco, ottimo, meglio ancora, ne prenderò altri. Per finire, questo in realtà non era previsto perché io così già ero arrivata alla mia soglia, circa, più o meno mi sembra di sì, credo di sì. Ho visto però, forse mi mancava poco, 1 euro e qualcosa, avrei potuto prendere una tisana, però ho visto nella sezione Cogli l'ultimo, dove ogni tanto si trovano delle cose in offerta, che c'erano altre maschere della linea bio di Fitorelax, queste qui.
L'ultima volta avevo preso quella purificante, quella all'aloe vera e argilla, quindi diciamo l'azione appunto più purificante. Questa qui invece è una maschera illuminante e levigante in scrub, cioè dice maschera scrub 2 in 1, pelli stanche e spente, con argilla nera. Anche questa è certificata e Biofitorelax è una linea di cui io non ho provato tantissime cose, ma comunque ne ho sentito parlare molto bene e chi ha utilizzato questi prodotti comunque ne parla bene. Ecco, ha un prezzo un pochettino magari più elevato rispetto alla media dei prodotti che generalmente io acquisto, stiamo parlando magari di 8-9 euro, una cosa, scusate, una cosa del genere. Era in offerta e l'ho pagata 5,99 euro per 75 ml. Non è pochissimo, ma però è comunque un prezzo buono considerando il prodotto che è, la certificazione, eccetera, eccetera. Diciamo che a prezzo pieno probabilmente non l'avrei mai acquistata, e probabilmente neanche la sua sorellina che già ho, che è forse qua, già, a questa parte la faccio vedere, esatto. È ancora qui in parte perché devo ancora mettere via tutto. Questa qui era, scusate, giriamola. Questa è per pelli miste e impure. Eccola qui, con appunto aloe vera e argilla verde, mentre questa qui stanche e spente con argilla nera. Non mi ricordo il prezzo di questa, ma credo fosse il medesimo, 5,99 credo. E io comunque adoro le maschere, è un prodotto che mi piace, mi dura anche parecchio perché comunque anche se le faccio spesso, ne faccio magari anche 4 a settimana, comunque non è una cosa che usi sempre tutti i giorni e mi piace alternarle e magari uso questa un giorno un'altra per dire. Quindi comunque sono un prodotto che mi dura anche abbastanza, ma mi piace molto, quindi mi sono tolta lo sfizio, visto che comunque questa è una buona marca, una buona certificazione, è un prodotto di cui mi fido, diciamo, ho voluto appunto prenderla. Non ho tanti prodotti illuminanti, è una categoria di prodotti che, su quelle magari mi fossilizzo poco, mi concentro poco e mi fossilizzo magari di più su cose purificanti, però è vero anche che non va bene neanche puntare solo su quel tipo di prodotti perché poi la pelle va a finire che fa un effetto diverso. Quindi comunque sto cercando di dare anche idratazione alla mia pelle, di concentrarmi anche su renderla più bella esteticamente. E illuminante e levigante sicuramente è uno degli obiettivi che posso pormi, ecco, diciamo che mi piacerebbe. Probabilmente la utilizzerò di più d'inverno, ecco, perché pelli stanche e spente probabilmente sarà da utilizzare più avanti, appunto inverno, stagione un pochettino più fredda. E ripeto, non l'avrei probabilmente mai acquistata se non fosse stata in promozione, però visto che poi non la troverò più e visto che era in promozione, ho detto ma sì, dai, togliamoci lo sfizio e acquistiamola. E quindi presa anche questa. Quindi in totale io ho speso 24 euro per tutti questi prodotti, con lo sconto appunto di 5 euro applicato. Ovviamente c'era appunto anche carta igienica e Scottex che non vi ho fatto vedere, però dei pacchi belli grandi, quindi anche lì una bella scorta. E nulla, ho ancora uno di questi buoni da consumare, quindi sicuramente presto lo vedrete un altro video, sicuramente, perché tornerò per utilizzare anche quello. Non ho la più pallida idea di cosa acquistare, ma magari punterò anche su qualcosa per la casa da usare, insomma, cose che comunque utilizzerò tutto, però insomma, vedrò, non lo so ancora. Ecco, mi lascerò ispirare, magari mi prenderò qualcosa per lavarsi, qualcosa di shampoo, balsamo, non so. Vedremo, vedremo quando sono lì. Io spero che escano magari delle edizioni limitate perché quelle mi piacciono molto e quindi di solito quando ci sono quelle punto su quelle per non lasciarmi scappare e per provarle. E niente, per oggi è tutto. Io scappo che devo andare al lavoro, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!